Ad Avellino al grido no agli spostamenti, sì alle scuole sicure hanno marciato insieme fin sotto la provincia gli studenti dell'Amabile e del Mancini, più fermi oppositori del provvedimento di sgombero del liceo artistico De Luca che ha innescato un valzer di trasferimenti contestato proprio da tutti. Così si nega il diritto allo studio e soprattutto dicono chiediamo certezze sull'agibilità e sulla vulnerabilità sismica degli edifici che andremo ad occupare. Noi lasciamo la scuola sì perché noi siamo studenti, siamo tutti studenti, ma almeno vogliamo la sicurezza di non finire in un edificio che poi ci cade a pezzi addosso. La nostra è una scuola che comunque ha la sua storia e quindi non è giusto per noi. Siamo solidali verso il De Luca, però non ci possono togliere la nostra struttura. Loro non ci stanno garantendo la sicurezza, come già ti ho detto, perché non sappiamo se l'Amabile addirittura è agibile, ci vogliono mettere il Mancini. Dicendo che il De Luca è inagibile, a questo punto neanche l'Amabile lo possono mettere perché è una sicurezza che non viene controllata da parecchi anni, accende 2 anni e non viene controllata da anni e più. Noi vogliamo semplicemente che a tutti sia garantito il diritto allo studio, alla sicurezza e allo stesso tempo l'unità delle scuole. E noi soprattutto che siamo un istituto tecnico, abbiamo bisogno dei laboratori. Al loro fianco anche docenti e genitori. In una situazione di emergenza il De Luca poteva essere allocato, metà da una parte in un istituto, una parte in un altro istituto. Qua si tratta di sconvolgere tutto l'organigramma. 6 scuole che vengono spostate e i tempi sono da 3-4 mesi, non sono 15 giorni come dicono loro. E che vuol dire? Perdere un anno di scuola. Intanto è psicosi ad Ariano Irpino dopo la scossa di terremoto avvertita sabato mattina. Gli studenti del Ruggero II vogliono vederci chiaro sull'antisismicità del loro istituto. Lo sciopero non continua, è sospeso, in attesa che il sindaco come presidente provinciale tra una settimana sabato ci consegni questo certificato.